Buongiorno a tutti, anche oggi si parla di festival, si parla ancora di festival visto che ormai siamo a ridosso della manifestazione. Oggi siamo al liceo pedagogico Pascoli, secondo classificato l'anno scorso, che ha un sacco di voglia di vincere. Quindi adesso andiamo a parlare con i ragazzi, magari anche con i professori, per vedere se ci credono, se quest'anno ce la faranno. Ed eccoci qua quindi al liceo pedagogico Pascoli, dove stiamo per incontrare le due rappresentanti, Sara e Sara. Ciao, benvenute, innanzitutto mi infilo tra di voi. Ciao, allora, ormai atmosfera festival, come procedono i lavori? Vanno bene, si lavora, si inizia a lavorare duro, sodo, perché si stanno stringendo i tempi. Quest'anno è anche più corto il tempo di preparazione, perché il festival sarà prima del solito. E un po' di ansia, un po' di paura, però sempre tanta forza. Anche perché l'anno scorso siete arrivati secondi, proprio lì. Di nuovo? Sì, l'anno scorso diciamo che un po' ce l'aspettavamo, perché dalle serate classiche si era visto il livello alto delle altre scuole, però proprio questo ci dà la forza per continuare a combattere e cercare di prendercelo questo posto. Anche perché da quello che sappiamo, i frequentatori del festival sanno, è che avete una preside che ci tiene moltissimo a vincere. Dite che ce la facciamo a darle sta soddisfazione? Speriamo, perché sono anni che ci continua a dire dai, io vi aiuto, però dovete portare questo posto, questo primo posto a scuola, quindi speriamo di farcela, incrociamo le dita. E invece Sara numero due, a te invece chiediamo qualche anticipazione, dov'è che siete veramente veramente forti? Beh, nel musical sicuramente, è una bomba. Poi, nella danza classica, nella danza classica, siamo forti in tutto. E non si dice niente, se no altre scuole. E allora possiamo dire, magari non dichiarando tutto, una categoria che proprio non vi va giù? Le sportive, sì. Perché giustamente qua siete in maggioranza ragazze oltretutto, quindi è difficile coprire tutto quanto, ce la potete fare? No, ce la possiamo fare naturalmente. Però è sempre un po' più dura, mentre nel resto delle cose tipo arti figurative siamo fortissimi. Giustamente un liceo artistico, furbi! Allora facciamo in chiusura un augurio, un incoraggiamento per i ragazzi che sono a scuola qui e che insomma magari vi porteranno alla vittoria. Sì, beh, ovviamente ragazzi ce la faremo e vedrete che quest'anno andrà meglio e possiamo sperare e quasi credere di arrivare al primo posto. Aver parlato con le rappresentanti, esserci fatto il giro per la scuola, adesso siamo nell'ufficio di presidenza e siamo qua a parlare con la preside del canale. Buongiorno a voi. Allora, come andrà questo festival? L'anno scorso siete arrivati lì secondi di noi. Come la prende? L'anno scorso e due anni fa ancora peggio. Come volete che la prenda? I ragazzi sono stati bravissimi, per cui hanno fatto quello che hanno potuto, anzi di più, credo, così anche i docenti. E quest'anno speriamo, visto che sono quasi in odore di pensione, spero che sia il regalo che mi facciano i ragazzi prima della pensione di vincere questo festival. E lei sta vedendo i ragazzi che stanno preparando bene, secondo la sua opinione, insomma, pensa che può vincere? Ma io mi auguro di sì, i ragazzi stanno lavorando, i docenti pure, per cui il moto si è messo in moto tutto. Speriamo poi che il motore alla fine raggiunga i risultati. E allora facciamo un augurio ai suoi ragazzi, insomma, e per la gara e per una vittoria. Sì, allora un augurio ai miei, perché riusciamo ad arrivare primi una volta tanto nella vita, sarebbe giusto, sarebbe corretto, sarebbe etico che i miei ragazzi vincessero una volta tanto, e un augurio anche ai ragazzi di quinta che sono in maturità quest'anno. Ricordiamoci che è un altro festival importantissimo, quello della vita.